Trapani, tutela dell'ambiente, blitz di polizia e capitaneria di porto, eseguite 7 misure cautelari. Alcamo, giovane di 19 anni denunciato dai carabinieri per furto aggravato e furto in abitazione. Mazara, il comune informa, Pasquetta niente raccolta porta a porta dei rifiuti. Mazara, messaggio di auguri al vescovo Angelo Giurdanella in vista della Pasqua. Calcio eccellenza in campo domani, il Mazara ospita la Nissa, la Mazzarese di scena sul campo del Gela. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Inquinamento ambientale, eseguite a Trapani 7 misure cautelari particolari nel servizio. 7 misure cautelari sono state eseguite ieri da militari della Capitaneria di Porto e agenti della squadra mobile di Trapani nell'ambito di un'operazione a tutela dell'ambiente. L'ordinanza delle misure cautelari è stata emessa dal GIP del Tribunale Trapanese su richiesta della locale procura. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, accusate a vario titolo di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti. Per altre 3 persone invece è scattato il divieto di dimora nei comuni di Trapani e Paceco. L'operazione ha portato anche al sequestro preventivo di 2 società riconducibili ai 4 indagati finiti ai domiciliari, nonché del compendio aziendale costituito da mezzi pesanti e macchine operatrici. Le indagini avviate nel 2020 hanno scoperto una serie di sversamenti illeciti di rifiuti anche pericolosi nel fiume Lenzi Baiata, protetto da vincoli paesaggistici. Ad alcuni degli indagati sono stati contestati anche i reati di truffa ai danni dello Stato e falsificazione di documenti. 2 le persone arrestate negli ultimi giorni dagli agenti della squadra mobile di Trapani, in particolare in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. A seguito della condanna a 3 anni è finito in carcere un 21enne lucino per rapina. Gli agenti della polizia hanno anche arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trapani un 43enne condannato a 2 anni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 19enne alcamese con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e furto in abitazione. Sentiamo. I carabinieri della sezione operativa di Alcamo hanno denunciato un giovane 19enne alcamese con precedenti di polizia per il reato di furto aggravato e furto in abitazione. Da una serie di accertamenti messi in atto dagli inquirenti sarebbe emerso, tramite l'acquisizione dei filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza nonché alcune testimonianze, che il 19enne sarebbe l'autore di alcuni furti messi a segno nei giorni scorsi, tra i quali un furto in abitazione dove sarebbero stati asportati una matassa di filo di rame di circa 100 metri ed un trapano a percussione a batteria, ed inoltre un monitor LCD che sarebbe stato rubato in danno di un'associazione religiosa, e ancora dei raccordi in metallo per tubature che hanno causato la rottura del contatore dell'acqua di una società di servizi sanitari. Infine, nell'area condominiale di uno stabile situato in pieno centro sono stati sottratti una lancia in ottone di un manicotto antincendio e un rubinetto con raccorderia varia. Dalle immagini estrapolate e dalle testimonianze sono stati raccolti così gravi indizi di colpevolezza sul giovane, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Ancora un incidente mortale sulle strade del Trapanese. A perdere la vita una giovane ragazza questa mattina a Marsala. La giovane viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato con un'auto, ferito un ragazzo che viaggiava assieme alla giovane. Il comune di Mazara ha determinato la nuova tabella dei costi relativi alla produzione e rilascio di copie dei documenti amministrativi relativi a incidenti stradali per segnaletica orizzontale e verticale, per spese istruttorie relative alle istanze dei passi carrabili. I dettagli sono contenuti nella delibera di giunta che, su proposta dell'assessore Matteo Bommarito, va ad attuare l'articolo 12 del codice della strada. Nella delibera viene chiarito che è fatto assoluto divieto il rilascio di informazioni verbali o telefoniche relative a incidenti stradali rilevati dagli agenti della Polizia Municipale,
Viene chiarito inoltre che il rilascio delle informazioni e della documentazione invece è consentito e gratuito per Forze dell'Ordine, organismi di soccorso, periti e legali incaricati dal Comune o da istituzioni pubbliche. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. In vista della Pasqua c'è il messaggio di auguri del Vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignore Angelo Giordanella. Sentiamo. Carissime tutte, il mio augurio di buona Pasqua vi raggiunga in questi giorni di festa, anzitutto come segno di grande affetto, ma anche per il mio servizio al Vangelo, come forte e convinto invito a rendere veramente pasquale tutta la nostra vita personale, ecclesiale e civile. Pasqua è più che la ripartenza di cui abbiamo tanto parlato per uscire da tante situazioni di buio, di scoraggiamento. Pasqua, più che ripartenza, è rinascita. Per questo faccio mie le parole di Papa Francesco pronunciate nella veglia pasquale dell'anno scorso. E il Papa così: risvegliamoci dal sonno del quieto vivere in cui a volte lo abbiamo adagiato, perché non disturbi e non scomodi nessuno. Portiamolo nella vita di tutti i giorni, con gesti di pace, in questo tempo segnato dagli orrori della guerra, con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate, di compassione verso chi è nel bisogno, con azione di giustizia in mezzo alle disuguaglianze e di verità in mezzo alle menzogne, e soprattutto con opere di amore e di fraternità. Cristo, nostra gioia e risorto, è il saluto pasquale, è l'annuncio della nostra salvezza ed è anche la professione della nostra fede. Cristo risuscita nei nostri cuori, è l'augurio che ci scambiamo, l'impegno che ci assumiamo, la bella notizia che vogliamo comunicare a tutti, con la grazia, la forza e la pace del Signore risorto. Buona Pasqua, con l'augurio che ogni pietra che oscura la luce venga rimossa per far brillare la vita, la gioia e la pace del risorto. Buona Pasqua a tutti. E oggi, per consentire in sicurezza lo svolgimento della processione religiosa del Venerdì Santo a Mazara, che a partire dalle 18 con raduno in Piazza della Repubblica con partenza dalla Cattedrale raggiungerà Piazza Immacolata, il comando della Polizia Municipale ha disposto con propria ordinanza una serie di divieti, di fermate, divieti di transito che interessano le strade del percorso della processione. Il divieto di fermate di transito riguarda le strade che fanno parte del percorso della processione, sarà in vigore dalle 16.30 alle 23. E ci sono anche gli auguri del sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. I miei più sinceri auguri di buona Pasqua a tutti i cittadini di Mazara del Vallo. Questa festa rappresenta un momento di rinascita, speranza e prosperità, valori che assumono un significato ancora più grande in questo periodo storico, dichiara Quinci. Auguri
a quanti si trovano ad attraversare un brutto momento con l'auspicio che tutto migliori. Auguri ai nostri giovani e ai nostri meravigliosi anziani, rispettivamente futuro e passato della nostra comunità, aggiunto Quinci. Ringrazio tutti i cittadini per l'impegno e la dedizione nell'aiutare a creare una città prospera e di successo. Questo è il momento per guardare al futuro con grande ottimismo, ha concluso il sindaco di Mazara. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. L'ufficio comunale ambiente di Mazara ha comunicato che lunedì 10 aprile, in quanto giornata festiva, il previsto servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti non verrà svolto. La raccolta dell'umido riprenderà regolarmente come da calendario mercoledì, mentre in via eccezionale la raccolta dell'indifferenziato verrà svolto giovedì 13 aprile. Domani invece, sabato 8 aprile, è regolarmente prevista la raccolta di plastica e alluminio. Da lunedì 17 aprile riprenderà il normale calendario di raccolta. Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale dei mediatori culturali. Adesso ci sarà tempo fino al 30 aprile, quanto prevede un decreto firmato dall'assessore regionale alle famiglie, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano. L'elenco predisposto in attuazione della legge regionale sull'accoglienza e l'inclusione, suddiviso in due sezioni, mediatori e facilitatori linguistici. Giornata all'insegna dell'ecologia e dell'ambiente martedì prossimo nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, dove in occasione della settimana verde si terranno due iniziative promosse dal distretto Sicilia della FIDAPA con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Campobello di Mazara. Alle 11 con raduno in piazza Favoroso a Tre Fontane si terrà l'iniziativa di sensibilizzazione Puliamo la spiaggia, che vedrà il coinvolgimento di diverse associazioni di volontari nella pulizia di un tratto di spiaggia sul lungomare est della frazione. Nel pomeriggio invece, a partire dalle 17, nella sede del CNR a Capo Granitola sarà invece promosso il convegno Le frontiere delle nuove energie tra sostenibilità e innovazione. Ed ora lo sport. Si gioca domani la 29esima giornata del campionato di eccellenza. Vediamo le partite in programma nel girone A. Campionato di eccellenza girone A, 29esima giornata, CUS Palermo Pro Favara, Don Carlo Misilmeri Acragas, Enna Parmonval, Gela Mazzarese, Leonfortese Casteldaccia, Mazara Nissa, Resuttana Oratorio San Ciro, Unitas Sciacca, Castellammare. Il Mazara giocherà in casa domani allo stadio Nino Vaccara contro la Nice, mentre la Mazzarese sarà impegnata sul campo del Gela. Ed è tutto, vi ricordo che il TG Vallo torna mercoledì prossimo. Grazie per averci seguito, arrivederci.